Secondo me tu sei una stratega e sei una molto paragonata. Senti chi parla. Da quando ti ho nominato sei cambiato da così a così. Penso che fino alla fine abbia omesso il fatto che mi abbia nominato e poi alla fine oggi finalmente l'ha ammesso. Che mi hai detto non mi nominare perché sennò i follower di tua figlia mi fanno fuori. A me non me ne frega niente dei follower di Fariba. Ti brucia, da giorno che ti ho nominato ti sta bruciando. Fariba, non mi piaci, non mi interessa. Ah, non ti piaccio? No, perché secondo me... Non parlare con me, per me tu sei ipocrita falsa e sei stratega. Fariba la trovo una mosca zezè, mi sembra che crei più scompiglio che resto. Ho detto che fai dei lechinaggi da supre. Io con lei abbiamo preso un bellissimo... Ma non solo con lei, in generale, tu sei così. Tu lo fai con tutti, tu lo fai con tutti, il giorno della puntata ti allisci tutti. Non è vero. Il giorno della puntata ti allisci tutti. Sì, con tavolo, basta, chiuso. Ma chi se ne frega, ciao Fariba, è stato bello. Brava, brava. Grazie, grazie. Io almeno ho la faccia per dirti le cose in faccia. Perché ti ha fatto qualcosa? Io rispetto. Beh sì, secondo me tra te e Fariba non si sa chi è la più falsa. Non ho gradito da parte di Mireia il fatto di essere un po' banderuola. Non esprimi mai una tua posizione, non sei mai una decisa, non sei dritta. Dici sempre quello che gli altri dicono. È il tuo pensiero, io ho il mio. E poi questa improvvisa amicizia insieme a Fariba, non lo so, forse perché pensa che Fariba sia un elemento forte. Per quello ho cambiato opinione su di te. Quindi che gioco stai facendo? A casa mia questa si chiama strategia.